Siamo a Roma per l'edizione 2015 del congresso nazionale della CEST Delegation Italy, quindi della delegazione nazionale italiana di CEST. Facciamo il punto sul congresso, sulle tematiche più interessanti e più rilevanti, col professor Francesco De Blasio, presidente appunto della CEST Delegation Italy e responsabile della pneumologia riabilitativa presso la Clinic Center di Napoli. Allora, professore, due parole sul congresso, sull'edizione di quest'anno. Ma quest'anno si conferma un congresso che ha riscosso notevole interesse, ci sono state molte sessioni e con molta affluenza e un congresso che ha raccolto e ha riunito gli specialisti provenienti da tutta Italia e anche da altre parti del mondo. Avete avuto la partecipazione di una faculty americana, insomma, con dei nomi di altissimo livello, ci dice qualche cosa? Beh, l'American College of Physicians, CEST, è qui presente tradizionalmente con i suoi massimi esperti. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere il presidente dell'American College, che è stato già intervistato da voi, che è Curtis Sessler. Poi abbiamo anche il professor Rosen, che è il direttore scientifico dell'American College, ed altri esperti che si sono succeduti. Bene, allora veniamo al tema dei farmaci, che qui ha avuto un ampio spazio. Quali sono le novità in arrivo in pneumologia? Ma è stato dato, ovviamente, come ha detto lei, ampio spazio alle innovazioni farmacologiche, tecnologiche e di assistenza ai pazienti affetti da patologie respiratorie croniche. Per quanto riguarda i farmaci, sono state illustrate le caratteristiche peculiari dei principali farmaci antiasmatici e anti-BPCO. Per quanto riguarda la tecnologia, sono state esposte le più recenti acquisizioni sulle più importanti tecnologie oggi disponibili per il medico. E poi c'è uno spazio espositivo dove gli espositori di tecnologie hanno potuto mostrare attrezzature di grande rilievo come spirometri e anche altro. Bene, uno spazio importante è stato dedicato anche all'aggiornamento. Cosa fa CEST Italy in questo ambito? Quali sono le vostre iniziative? Da sempre una giornata delle tre giornate di congresso è destinata ai corsi di aggiornamento. Quest'anno sono stati quattro riguardanti alcune tematiche: i disturbi del sonno, la riabilitazione respiratoria, la diagnostica in pneumologia e la gestione del paziente critico. Sono state molto seguite, con delle sale piene oltre ogni limite di capienza, e questo ci rende molto orgogliosi.